Allora c'è un tentativo di andare a riconoscere, non riconoscere, ma riconoscere, rivivere la propria città, andare a cercare un qualcosa che forse o si era dimenticato o che forse non si era mai conosciuto da parte di Marco D'Amore, da una troupe cinematografica che lo segue, e c'è un viaggio attraverso una Napoli conosciuta ma non moltissimo, e si incontrano anche dei momenti un po' particolari. Marco D'Amore, io non mi spingo oltre, se vuoi aggiungere delle cose, se ho detto una sciocchezza rimproverami. Quindi iniziamo, diamo il via. Io vorrei che tu proseguissi entro i limiti in cui vuoi proseguire. Quali sono i limiti? Non so, quello decidilo allora, tu, se puoi spoilerare, dire cose. Allora, visto che questi momenti di conferenza stampa possono essere decisamente noiosi, diciamo ne ho percorsi un po' nella mia carriera, per cercare di sintonizzarci su quello che proveremo a raccontarvi, e visto che si parla di Napoli, io lo volevo fare attraverso le parole di forse uno dei più grandi poeti del Novecento, che si chiamava Raffaele Viviani, e che scriveva nel 21 questo, diceva, visto che questo film parla di prima e di dopo, di vita e di morte, di miseria e di bellezza, ci prova. Raffaele Viviani diceva, si over mor o corpo sulla mente, e l'anima rinasce un corpo nata, imo son om, ma prima che so stata, una pecora, nu ciuc, nu serpente, e dop, che s'arraggia, un albero, una semente, cocco frutto prelibato, va trova do sta raggio situata, sia su lassù, oppur mi esagente. Ma io non ne faccio tutti sti ragionamenti. Io saccio che son chi, che so campato, con tutto buono e tutto malamente. E per quello che son, sto appaciata, che dop, pur se non fosse niente, s'arraggio sempre l'uomo che so stata. Questo solo per dirvi che tutto buono e tutto malamente. Qua scatta l'applauso, permettetemi. Insomma, tutto il bene e tutto il male possibile. Allora, Marco... dite voi. Il microfono è aperto. Visto che abbiamo deciso questa la disciplina della libertà assoluta, sì, prima che qualcuno dalla sala intervenga e chieda... Prima che qualche ministro dell'istruzione ci umili, dimmi, proviamo ad essere liberi. Intanto Francesco Ghiaccio, che è un figlio di questa città, ed è un cittadino adottivo di Napoli, visto che per sua sfortuna mi sopporta da 20 anni, dai tempi della Paolo Grassi, abbiamo scritto insieme tutto quello che io ho fatto per il cinema, 2 film che sono stati prodotti e girati in questa città, Un posto sicuro e Dolcissime, che sono i suoi 2 primi film di regia, abbiamo scritto insieme L'Immortale, Napoli Magica, c'è un progetto meraviglioso che abbiamo scritto insieme, grazie a Madda, a Luciano, a Carolina, e che tra poco porteremo sul set, di cui non vi diremo nulla ovviamente. Anche perché stiamo parlando di una cosa precedente. Quindi. E quindi Francesco è una voce importante per me, soprattutto per Napoli Magica. Grazie Marco. No, parto, buongiorno a tutti. A proposito di libertà, parto da questa cosa che diceva Marco, io sono nato a Torino, cresciuto nel Monferrato, e quindi Napoli l'ho incontrata grazie a Marco, meglio agli occhi di Marco, al cuore e al suo sentirsi legato alla sua città. Le città sono invisibili, diceva qualcuno, no? O meglio, le possiamo guardare con lo sguardo di cui abbiamo bisogno. Ci rispecchiamo in una città che ci somiglia in qualche modo. E mi sono reso conto che mentre raccontavamo Napoli, stavamo raccontando certo questa città meravigliosa, ma in realtà qualcosa anche di noi, anzi soprattutto di noi. E ora, senza svelarvi troppo della trama, è accaduto qualcosa di magico, appunto. Mentre Marco andava in giro per i vicoli e le strade di Napoli, quello che sentiva nelle parole degli intervistati, dei napoletani, era quello che noi avevamo cercato di raccontare. E quindi queste emozioni, così come erano dentro di noi, in altrettanto modo forte erano nell'aria, come in attesa di essere raccontate.
c'era una necessità di dirsi diversi rispetto al racconto solito che si fa di Napoli. Ci sono, penso Marco tu abbia incontrato decine di poeti, vedrete il film, il docufilm, chiamatelo come volete, però ci sono momenti di poesia, di sincerità, squarci di umanità che spaccano il cuore. C'è una cosa che mi ha colpito molto, poi do la parola alla sala, la differenza di conoscenza del mito della sirena Partenope, no? Il popolo la conosce in un modo, l'intelligenza la conosce forse nella maniera giusta, forse è proprio quella l'interpretazione, però in realtà la sirena Partenope è il mito di Napoli che rimane, indipendentemente da come viene conosciuta. E questa cosa mi ha colpito molto, perché poi in realtà quello che conta è quello che sentiamo noi. L'immagine rimane, l'immagine è quella, insomma, il mito rimane. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Perché, come ma detto, posso dire preferisco... una cosa rispetto a quello Prego. Che dici? Secondo me in questo sta proprio la sintesi della città, cioè che è una città che non si racconta mai per definizioni, ma che è aperta a tantissime possibilità, no? E questo lo esprime attraverso tante cose, anche le più volgari, anche le più banali, no? A Napoli si dice figli e buchina. Ma e in anche realtà quello io... ha due accezioni, no? Cioè, perché nascere sì, da sì, un sì. rapporto orale è una cosa stupefacente, incredibile, però può essere anche usata in maniera dispregiativa per qualcuno che è storto, è sbagliato, compie azioni nefaste, cioè lo dico per strapparvi anche un sorriso, ma Napoli è questo. Sì, sì. Quindi la sirena è sia quella vergine che è morta per una promessa d'amore, ma è anche invece quella donna che pur di non perdere la sua dignità ha sacrificato. Però è sempre il simbolo di Napoli, è sempre quello uno rimane. Uno dei simboli di Napoli. C'è qualcuno che vuole fare domande? No. Perfetto. Marco, non c'è problema, conversiamo noi. Una curiosità, per realizzare, a tutte e due la domanda ovviamente, per realizzare un film del genere credo che voi abbiate girato molto, 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 molto di più di quello che noi abbiamo poi visto, io ho visto, ma gli spettatori vedranno poi in sala. Ecco, c'è qualche cosa a cui hai dovuto rinunciare, che ti saresti tagliato una mano, un dito? Ma questa secondo me è proprio la bellezza di questo film, cioè io non vedo l'ora di ascoltare tutti quelli che mi diranno ma questo non l'hai detto, questo non l'hai raccontato, però potevi anche far vedere quello. No, ma io parlo di una cosa che tu hai realizzato e che non hai montato. Sì, sì, molto semplicemente. Ma ce ne sono tante e sono state anche volutamente tolte, perché la risposta a queste domande sarà fatelo voi. Continuatelo voi questo racconto, producete voi altre visioni possibili sulla città. È chiaro, ad esempio, rispetto ai giri che abbiamo fatto in città, avevamo, non lo so, 70-80 ore di girato, ne dovevamo produrre una sintesi. Abbiamo rinunciato a tantissimo, ma così come è giusto che sia, il cinema te lo impone e bisogna fare delle scelte, quindi abbiamo cercato di seguire un diagramma di emozioni che fossero diverse tra loro, rinunciando a tante cose. Ecco, prego. C'è un luogo in particolare, lo stadio Maradona, che non è stato girato. Lì Marco poi ha scelto di non girare alcuna scena, però avevamo ragionato tanto in fase di scrittura e siamo andati a fare più sopralluoghi, a inventarci dei momenti, delle scene, ci immaginavamo Maradona, bambino, correre per il campo, siamo stati sul campo, sul terreno di gioco. Ma quello l'avete fatto apposta, di dare cioè quello è stato un escamotage per provare l'ebbrezza dell'erba del San Paolo, il sogno, dell'ex San Paolo. E poi tutta quell'emozione lì è rientrata dentro una battuta in cui uno dei personaggi dice il tempio dedicato prima a un santo e ora ad un dio, Maradona, no? È una delle anime di questo film, è proprio qui, questo miscuglio, questo scontro, questo conflitto tra sacro e profano, dove a volte il profano è più sacro del sacro. Ma anche un legame ancora con Maradona per mantenerci tra l'altro oggi gioca l'Argentina, per mantenerci proprio su quel campo lì, e quando alla domanda quando Napoli è magica, qualcuno dice è magica perché è riuscita a portare il più grande calciatore del mondo a Napoli, e quella è una magia.
E quindi è una cosa veramente da brividi in alcuni momenti, perché poi... Prego. No. Scusa, rappresenti una testata? Sì, è cinema.it, sì, okay, io sono Giovanni. Il leitmotiv è proprio la magia, e posso dire che non potranno dirti mai niente su questo prodotto, che ti devo fare i complimenti, ma non è retorica, ma non basta, non la serie di Gomorra, di più per raccontare Napoli. E quando tu facevi le domande, raccontami qualche cosa di perché è magica Napoli, è perché la fanno diventare magica. Non è Maradona che è diventato un dio, poteva andare anche Platini e sarebbe diventato lui il dio di Napoli. Perciò posso dirti che bravo come regista, l'Immortale, le serie che hai fatto, però questo è un capolavoro, perché la naturalezza, la semplicità, e poi ti ha aiutato Napoli, ti ha aiutato. Guarda, devo dire, mi hanno aiutato anche due persone che sono in prima fila, che sono così come me, forse più folli, perché sono in un'età anche che dovrebbe essere matura, no, saggia, invece hanno conservato quella follia di ragazzini, che sono Luciano Stella e Roberto Pisoni, che un anno e mezzo fa, inconsapevoli forse, mi hanno detto facciamolo, senza sapere a cosa sarebbero andati incontro, quindi io benissimo. Li volevo ringraziare pubblicamente. Avete fatto benissimo, perché ti ripeto... E qualcuno, vedi, muore mentre... E questa è l'emozione, è la magia di Napoli. E certo, vedi. Aglio, quattro, com'è che aglio, corno, cornuello... Aglio, fravaglio, fatturca, non guaglio, corno, bicorno, capralice, caparaglio, uocchio, controuocchio, mettancella, all'uocchio, schiatto, riavolo e crepa all'uocchio. Questa la devi ripetere ora. Capisci? Capisci che non può che non essere magica, ma soltanto il fatto dei ragazzini. Io mi immagino a Milano trovare questi ragazzini che devono fare quella parte che sicuramente li avrete un po' indotti a fare, ma il casting, chiama la mamma, mettiti sul muretto e comincia a cantare. Cioè, soltanto a Napoli si possono fare queste cose con la naturalezza che molto probabilmente ha espresso tutto il documentario, ma soprattutto i personaggi. Cioè, bravo te, ma bravi napoletani, perché sì, presumo che loro, non ci sia altro posto dove si possa fare un prodotto come questo. Però ti devo fare i complimenti, perché è veramente... Grazie mille, davvero, grazie. Talmente bravi i napoletani, ma da secoli, che la citazione di aglio, guaglio, cottura con guaglio è stato uno dei... Per chi c'è una certa, come me, era un capo... diciamo... un momento di grandissima arte televisiva da parte di Peppino De Filippo quando faceva Pappagone, che insomma forse Marco non eravate nemmeno nati, ma insomma è stato, e quindi poi ritrovarselo, ma quella era, quindi non era una trovata per la televisione, è un qualche cosa che a Napoli c'è da sempre, e questa è una cosa meravigliosa. Un altro momento molto suggestivo, molto bello, a mio parere, è il momento in cui tu ti ritrovi nella cappella che sta per essere invasa. Ecco, volevo da te qualche momento in più, e poi c'ho un'altra curiosità, ma te la chiederò dopo. Penso che tutti voi abbiate quantomeno sentito parlare, se non l'avete visitata vi invito a farlo, la cappella del Principe di San Severo, e qui il mio sguardo va a Lorenza Stella, perché insieme ci ricordiamo la fatica che abbiamo durato per entrare lì dentro e girare, perché è un luogo davvero sacro, delicatissimo, dove c'è il famoso Cristo velato. Raimondo Di Sangro cosa è stato? È stato un nobile, è stato un alchimista, è stato uno scienziato, è stato un dotto, è stato uno che ha provato per tutta la sua vita a sperimentare le proprie capacità, elevandosi rispetto a tutto quello che il tempo lo obbligava ad essere, e ha lasciato un'enorme eredità in questo testamento, in cui sostanzialmente lui dice: ho dedicato a questa cappella tutta la mia vita, preservate questa conoscenza dopo di me, non lasciatela persa. Mi fa molto piacere dire che questo film è anche un film, rispetto a me, della memoria. L'attore che interpreta il Principe di San Severo è Andrea Renzi, che è il primo regista, quando io avevo 18 anni, che mi ha fatto entrare nella grande famiglia di Teatri Uniti, e ho debuttato al fianco di Toni Servillo, quindi per me ritrovarlo in quelle vesti è stato divertente, questa mettere in scena questo terrore che lui ha di questa invasione di barbari, che poi quando vedrete il film capirete in maniera anche molto bizzarra da chi sono rappresentati. Però appunto quello è un luogo prediletto del racconto di Napoli, in cui confliggono verità e menzogna, leggenda
è storia, è il tentativo di un essere umano di spostarsi oltre i propri limiti e di cercare di alzare l'asticella della conoscenza e soprattutto di regalarla a tutti quelli che sarebbero venuti dopo di lui. Domande, perché io sono qui per fare da vigile urbano a chi volesse e ha delle curiosità. Possiamo poi, se no, io le domande le faccio, perché ce n'ho tante di curiosità avendo visto il film, eh? E poi essendo stato anche molto coinvolto dal film, perché è una città che adoro, con tutte le sue contraddizioni, perché poi da romano, insomma, dire una cosa del genere è difficile, no? Ma io non vivo di queste rivalità, grazie a Dio. Meno male. Senti Marco, allora vado io con un'altra domanda. C'è un momento meraviglioso, permettimi di dirlo, ma veramente senza piaggeria, meraviglioso, in cui c'è un Pulcinella straordinario. Chi è quel Pulcinella lì? Cioè, io ho un dubbio. Chi si cela dietro quella maschera? Dietro quella maschera si cela un attore napoletano che si chiama Giovanni Ludeno. Posso dire che è un attore straordinario? No, Francesco era lì quella sera quando abbiamo girato in mezzo ai ciucciarielli. Sì, è meraviglioso. E per esempio anche quella maschera, quel racconto di quella maschera, poi lo lascerò dire meglio a Francesco, è uno dei principi su cui si basa il film, cioè partire da uno stereotipo, no? E di trasformarlo, di far vedere cosa c'è dietro in effetti. Perché Pulcinella è sempre visto appunto come il servo furbo, scaltro, che mangia gli spaghetti, che reitera certe battute per rallegrare chi gli sta intorno. Invece secondo me, come lo ha definito meravigliosamente con una sintesi il professor Romeo De Maio, che è stato un grande studioso della maschera di Pulcinella, lo chiama il filosofo che fu chiamato pazzo. Cioè la maschera di Pulcinella ha ispirato nel tempo musicisti, pittori, il Tiepolo lo ha ritratto tante volte, Stravinsky ha musicato Pulcinella, è una maschera molto ambigua e come tutte le maschere è una maschera demoniaca che quindi ha in sé un doppio, ma soprattutto secondo me è una delle visioni più stancanti di una città che per esistere o forse per resistere deve sempre mettersi a fare la serva, deve sempre mettersi a fare la buffona, deve sempre mettersi a far ridere gli altri per avere un posto nel mondo. E questo reiterarsi di questo sberleffo pesa al nostro Pulcinella, lo stanca, tanto che forse desidera in qualche modo anche un'estinzione, che poi è quella che ha raccontato Pasolini di Napoli, no? Che dice i napoletani sono come i Tuareg nel deserto, desiderano estinguersi, perché non vogliono farsi compromettere dal progresso e quindi rimanendo radicati in certe tradizioni meritano l'estinzione. Volevi completare? Ma questa cosa che è una maschera demoniaca, per i più Pulcinella è una specie di giullare, no? Che fa ridere e basta. Invece no, c'è anche questo aspetto che io ho scoperto proprio immaginando con Marco questa storia. E quella notte lì davanti Castel dell'Ovo, il mare, il freddo, c'era un vento, non so, sembrava che un po' quel clima lì strano per Napoli parlasse con Pulcinella. Gli asini intorno sono il cuore di un messaggio che abbiamo scelto di dare. E poi è uscita fuori una battuta che io non mi ricordo, Marco, neanche dove abbiamo raccolto, se facendo ricerca, se intervistando qualche artista, se è venuta lì quella sera. Pulcinella non muore, perché è come se lo gravassimo di così tante attese, di così tanti significati da schiacciarlo, ma lui in qualche modo resiste sempre e torna una volta a farci ridere e una volta a spaventarci. È un caso se il più grande uno dei più grandi geni teatrali italiani, ma forse del mondo, Edoardo De Filippo, viene ripreso in un momento di repertorio proprio sotto la maschera, una maschera celato dietro la maschera di Pulcinella? No, ovviamente non è un caso, perché quella di Pulcinella è una traccia che collega tutto il film fino al finale, no? E lì Edoardo era in una meravigliosa intervista al fianco di Zeffirelli, che fa un excursus su tutta la sua carriera, e Edoardo ovviamente non può non parlare della maschera, che prima per un attore napoletano era un viatico non necessario ma obbligatorio
per poter salire sul palcoscenico, perché tutti si sono misurati con quella maschera, così come tutti si sono misurati poi con il repertorio di Scarpetta, no? Che diventa più borghese. Però Edoardo, che era un rabdomante della scena, era uno che sentiva proprio l'acqua sotto il palco, in quel momento lì fa parlare la maschera senza parole, che è una delle cose più belle che secondo me legano il cinema e il teatro, forse l'unica, che ci sono momenti in cui non serve verbalizzare. La maschera poi amplifica questa capacità del corpo di proiettare le emozioni senza parole. E ci sembrava anche quella una delle tante sintesi possibili della città, cioè che riesce a raccontare di sé senza troppe parole. Prego. No, già, pure, ma caro, no, già l'hai fatto ormai, per cui è inutile che... Prego, prego, tanto siamo in chiusura. Esatto. Vai. Allora, è facile parlare di Pulcinella, Maradona, la pizza, ma rappresentare, e questa è la domanda, lo zeitgeist di questo prodotto è chi ha avuto l'idea di, quando si sentono i barbari entrare, parlando appunto del principe, nel castello, poi farli diventare noi, perché lo spirito culturale dei nostri tempi è proprio questo, che siamo noi barbari che bussano alla porta, vogliono entrare, vogliono fagocitare, vogliono vedere, e in una maniera molto repentina, pam, 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 due foto, andiamo. Questo per esempio è, a mio avviso, la peculiarità di questo prodotto, perché, ripeto, parlare di De Filippo, per l'amore di Dio, è un mostro sacro, ma quel particolare invece, devo farvi complimenti, vorrei capire come l'avete rappresentato, nel senso, bravi, siete stati, complimenti, non so che dire. Ecco, la risposta è stata la stretta di Marco o Francesco. Guarda, perché noi ci siamo imbattuti appunto nel percorso di Raimondo Di Sangro, e lui in una di quelle lettere bellissime che scrive come lascito, parla di questa barbarie. E quindi ci siamo detti, a secoli di distanza, no? Con una presenza che aleggia ancora in quel luogo, quale potrebbe essere una barbarie possibile? Ma siamo noi, certo. Cioè là in mezzo siamo noi, cioè è lo sfruttamento che noi facciamo della bellezza che ci sta intorno, cioè la necessità che c'è solo di fotografare senza conoscere, di invadere senza sentire il rispetto, anche di camminare in un certo modo in certi luoghi, no? Io per esempio, che sono uno che viene dal teatro, per me, per esempio, entrare in una sala teatrale è già stare in un altro luogo, in un altro tempo. Quando sento le persone intorno a me in platea schiamazzare, ridere, è come se sentissi che non hanno avvertito quel cambiamento. Quindi entrare in quella cappella, no? Cosa significa? Quanto ti deve cambiare? Già stare lì dentro. E ci è sembrato un'eresia anche divertente. In questo senso è provocatoria, chiaramente, ma che ci mette tutti insieme. Non c'è giudizio. Cioè siamo noi anche noi, noi siamo dentro lì. Assolutamente. Ho detto bene, Francesco? Benissimo. Sì, grazie, sì, perfettamente. Guarda, mi permetto di dire. Ma infatti me le ha scritte lui. Marco, Marco D'Amore, in chiusura, chi ringrazi per questo film? Ma innanzitutto ovviamente a San Gennaro, perché vabbè. Noi a lui e ci siamo affidati. Lo accantoniamo. No, ringrazio tutte queste persone che sono nelle prime file, perché mi hanno concesso una cosa incredibile, cioè la libertà. Io non ho mai lavorato senza avere un minimo di ingerenze, ma anzi solamente un accordo, no? Come se fossimo proprio un'orchestra di strumenti, ci siamo accordati. Hanno avuto grande fiducia in me, mi hanno dato la possibilità di giocare con questo enorme tema inesauribile che è la città. Sono qui con me oggi, ringrazio ovviamente Francesco, perché senza di lui non avrei mai scritto questo progetto. E spero di poter ringraziare il pubblico, cioè nel senso, spero che questo progetto possa incuriosirli, che possa in qualche modo indurli ad andarlo a vedere, quindi questo ringraziamento però lo sospendo a tra qualche settimana, che poi se non è così non ne ringrazi. Ci dai notizie dell'uscita del film? 5, 6 e 7 dicembre. 5, 6 e 7 dicembre, la produzione me lo conferma, è una cosa perfetta, Carolina Terzi, grazie. E che dire, grazie e complimenti. Grazie a voi, Amaron va a compagni.